Salve a tutti ragazzi, si ritorna sul tubo, niente, oggi non parleremo di Inter, poi parleremo di Napoli-Inter, magari se facciamo un video questo fine settimana, che dato che è venerdì, domenica sera Napoli-Inter, ma oggi parliamo di Monza-Juventus, stasera Monza-Juventus, qua proprio qua dietro, da questa parte c'è lo stadio di qua, e ci sarà Monza-Juventus, quindi viene la Juve, già sente la puzza di merda, quindi mando alle ciance. Vabbè, a parte gli scherzi, no, vabbè, stasera Monza-Juve, partita, non è una partita come le altre, vabbè, per me non è una partita qualsiasi, perché vabbè, io sono nato e cresciuto a Monza, simpatizzo per il Monza, cioè tifo barra simpatizzo, la mia seconda squadra è il Monza, vabbè, non è che sono tifoso, diciamo che quando vince a me fa solo che piacere, e ovviamente adesso che in Serie A la sostengo, e non la seguivo prima, però adesso che in Serie A la seguo e spero sempre nel bene, perché è la mia città, la città dove sono nato, dove sono cresciuto, è la città dove attualmente vivo, Monza. Quindi è quello, stasera una partita, chissà com'è, una partita tosta. Ovviamente io ti farò Monza stasera, ma non per la classifica, non perché se no magari se l'Inter perde a Napoli va seconda in classifica, la Juve prima se vince stasera, non per questo, sì vabbè per quello, però anche per questo, però più perché io voglio che vinca il Monza, perché è la squadra, come ho già detto è la squadra della mia città, appunto questo. Quindi vedremo, stasera una partita tosta anche per la Juve, perché gioca fuori casa, difatti il Monza l'anno scorso con la Juve ha vinto sia in casa che fuori casa con la Juventus, l'anno scorso ha fatto davvero bene il Monza, quest'anno si sta ripetendo, sta facendo davvero bene, mi sembra che è 11° in classifica se non sbaglio, non mi ricordo, però sta facendo veramente bene, quindi attenzione, non è una partita scontata. Per la Juve non è una partita facile, come quando io dico sempre per l'Inter stasera non è facile, perché squadre di media classifica, bassa classifica, vabbè, il Monza è una squadra, ormai è una squadra di media classifica, una squadra come il Sassuolo, una squadra che è per la media classifica, una squadra che punta all'Europa, perché è una squadra che ha dimostrato l'anno scorso e quest'anno sta dimostrando che è una squadra che può tranquillamente puntare all'Europa. Una squadra che può tranquillamente puntare all'Europa. Difatti, l'anno scorso si è salvata già a metà campionato l'anno scorso. Difatti, l'anno scorso il Lecce si è salvato all'ultimo pareggiando col Monza. Quindi, meno male, ha aiutato anche il Lecce pareggiando. Non è che ha aiutato, però vabbè, il Lecce se guarda. No, mi sembra vincendo. Non mi ricordo se aveva vinto il Lecce che si era salvato. Però vabbè, il Monza era già salvo da una vita. Quindi è una squadra che non è per niente facile. Infatti l'anno scorso a Lupower, qua a Monza, la Juve ha perso. L'Inter ha pareggiato all'ultimo, con l'ultimo minuto ha segnato il gol Caldirola. Difatti io di quest'anno, la prima di campionato Inter-Monza, ho tifato Inter perché quest'anno voglio che l'Inter vinca lo scudetto a tutti i costi. Poi parlerò di questo, per oggi non parliamo di Inter. E quest'anno, però l'anno scorso, vabbè, sì, a San Siro non ne parliamo, che l'Inter lì era uno dei periodi più brutti, poi si è ripresa con la Champions, però lì proprio Inzaghi era a rischio esonero, quando mi sembra che, sì, avevamo perso con il Monza, mi sembra, a San Siro, non mi ricordo. E anche a Lupower, sì, col di Caldirola all'ultimo. Il Milan non mi ricordo cosa aveva fatto, mi ricordo che sono passato sul vialone, che c'era il vialone aperto, difatti oggi lo chiudono. Di solito lo chiudono il vialone qua dietro, ma però l'anno scorso, quando è venuto il Milan, non l'hanno chiuso. Quindi, ma chissà.
Però vedremo una partita, una bella partita. Secondo me vedremo una bella partita. Secondo me il Monza darà il filo da torcere alla Juve. Quindi attenzione, anche l'Inter deve fare attenzione quando verrà qua. Difatti io stasera, perché purtroppo, cioè, no, stasera la vedrò in un locale, perché purtroppo non ho, mi sarebbe piaciuto andare ma non ho avuto tempo per fare i biglietti. Poi mi ero già organizzato con la mia compagna di vederci tutto, e devo andare a prendere la mia compagna a lavoro alle 7:30. Quindi un po' un casino, sarebbe stato un po' un casino andare allo stadio. Magari i biglietti li trovo facilmente, però anche se trovo i biglietti sarebbe stato un casino andare. Però a Monza Inter devo andare. Non sono, da quando è andato in là non sono mai riuscito ad andare qua a Lupower. Spero di riuscirci. Niente, vabbè, questo è un video che magari a voi non vi interessa. È un video sul fatto di quanto sia orgoglioso che la squadra della mia città è in Serie A, però a voi poco interessa. Non so, però vabbè, niente, volevo sfogare questa mia emozione con voi. Quindi è quello. Però vabbè, parlando della partita, sarà una partita tosta. Una partita tosta per entrambi, perché allora, perché vabbè, per il Monza sarà tosta perché viene una grandissima squadra. Una grandissima squadra. Ma che cazzo, stava passando qualcuno? Sembrava che qualcuno ce l'aveva con me. Sarà una grandissima squadra. Viene una grandissima squadra. Vabbè, simpatia. Tralasciamo la simpatia, però vabbè, pazienza, vabbè, sì, è una grandissima squadra, va bene, sì, va bene, ok. E invece per la Juve non sarà per niente facile, perché ripeto, l'anno scorso ha perso, l'Inter ha subito il pareggio l'ultimo, il Milan non mi ricordo, però anche per il Milan non è, mi ricordo che non è stata una passeggiata, Quello, quindi sì, non è facile vincere qua non è facile vincere qua. Io ti farò Monza, non mi interessa della classifica, ovvio, spero che lunedì siamo ancora primi in classifica e spero un 3 punti a Napoli, ma questo video non c'entra niente l'Inter. Quindi forza Monza stasera, speriamo di battere la Juventus. Non sarà facile perché sappiamo tutti com'è Allegri. Siamo tutti come la Juve, difatti l'Inter non è riuscita a vincere contro la Juve, dato che dicevano tutti che l'Inter era strafavorita. Io avevo ragione io. L'Inter non ha vinto contro la Juve può battere l'Inter. È passata in vantaggio. Poi vabbè, l'abbiamo recuperata con Lautaro, però vabbè, parleremo di questo più avanti. Forza Monza. Speriamo in un gol di Ciurria, speriamo chiunque, in un gol di Motta, magari di Colombo, che dicono che l'anno prossimo sarà il vice Giroud al Milan, il vice Giroud, cioè è a Monza, dicono così, l'anno prossimo giocherà nel Milan, Colombo sarà un vice Giroud. Guarda, io ho visto contro il Verona, ha fatto una doppietta, mi sembra, contro il Verona. Colombo ha giocato bene. Poi con le altre partite non ha brillato. Difatti il 9, quel 9 lì a noi ci manca, al Monza manca un 9. E Colombo può essere molto utile. Vediamo un po'. Magari l'anno prossimo sarà utile per il Monza, però vediamo. E poi Colpani andrà all'Inter, ma vedremo. Io se sta qua, io me lo tengo, se sta qua. Poi vediamo. Un bacione a tutti, un saluto a tutti, ragazzi. Forza Monza.